ricorderete di questa canzone in un film bellissimo di molti anni fa di David Lynch con Nicolas Cage che si chiamava Cuore Selvaggio. Se così non fosse, fa niente. Questa è la versione nuova dal vivo, registrata dove? In un locale famoso? Al Fillmore. Ma perché ho messo questa canzone? C'è tutta una storia. Il Fillmore era il locale che aveva creato Bill Graham, che ho avuto la fortuna di conoscere. Manager di Bob Dylan. Manager di Bob Dylan, dei Jefferson Airplane, dei Grateful Dead. Ma c'era soprattutto una persona che lavorava con lui, di cui ero diventato un grandissimo amico. Purtroppo non c'è più, non c'è più neanche Bill Graham. E la prima anche volta. Anche tu non è che sei messo benissimo. Anch'io non mi sento molto bene. Dio è morto, Marx è morto, Aldo Rock non è messo molto bene. Era una citazione. Sì, però. No, ragazzi, San Francisco è sempre lì ed è sempre bellissimo. Fillmore era il locale di Fillmore, Fillmore, perché poi creò anche il Fillmore East. Sì, poi esiste un Fillmore in Emilia, ma quella è la coniugazione italiana e anzi un omaggio a quello originale americano. Ma perché ho messo questo disco? Perché a San Francisco viene fatto uno delle gare di triathlon più belle, che si chiama Escape from Alcatraz. Cioè, come una città che comunque era un grande porto, una delle più grandi capitali d'America, riesce a avere questa gara spettacolare. Ma come San Francisco c'era anche Chicago. Chicago ha un triathlon bellissimo d'estate, eccetera. Ecco, io l'ho messo buon auspicio di quello che accadrà domenica. Cioè domenica anche Milano avrà il suo triathlon. Avrà il suo triathlon, sarà un numero zero. Nuoteranno per 1500 metri nella darsena del Naviglio, usciranno. Quindi però hanno fatto dei test per controllare e l'acqua è, diciamo così, tollerabile. L'Università di Milano ha detto è tollerabile. E in effetti io ho nuotato in acque ma veramente tipo l'isola di Pellestrina vicino a Venezia. Io ho fatto un triathlon che non è che fosse trasparente quell'acqua. Ad esempio viene fatta la famosa gara di nuoto Liberty to Liberty a New York. Cioè vicino anche a strada, lì acqua non trasparente. Quindi voglio dire, è un'acqua balneabile. L'hai dove fatta puoi... tu? No, Liberty to Liberty no. No, qua, quello della darsena. No, però ancora, domenica però, è la prima volta. Però comunque l'idroscalo è più o meno come la darsena. Non è che ci sono molte differenze. Pensate, l'idroscalo penso ci sia molto poco. No, però pensate che anni fa il Naviglio, l'ho letto in un libro questo, aveva un gamberetto e una delle professioni della vecchia Milano era vendere il gamberetto del Naviglio. Nei Promessi Sposi, cioè qui dei gamber pescai in dell'amber, vabbè, ecco, erano sull'ambro, prelibatezza. Comunque, Milano avrà questa gara, quindi come tutte le grandi città, anche Milano tenterà in questo. Quindi secondo credo me... Credo che siano 1500 metri, c'è cioè 750 avanti e indietro della darsena. Poi c'è un circuito da 20 chilometri di bicicletta. Di 40 chilometri, è un circuito da ripetere 6 volte, se non sbaglio, che viene fatto intorno al castello. E quindi voglio... chi avrà tempo e vorrà vedere la gara, la partenza è alla darsena del Naviglio e quindi è la T1, cioè sarebbe la Transition 1, dove in pratica i nuotatori uscendo dall'acqua prenderanno la bicicletta e inizieranno a fare i 40 km. La Transition aiutati 2 aiutati dalle nutrie, che anche loro pedalano un gran bene. No, ci saranno forse delle foche, ma non delle le nutrie. e poi faranno il circuito intorno al Duomo, e quindi anche lì potete vedere le gare e potete assistere a questi triatleti. Sì. È un modo per umanizzare una città come Milano che, credetemi, ha bisogno di questo. Milano ha bisogno di questo. Ho letto recentemente un racconto di David Byrne che ha girato in pratica tutte le capitali europee in bicicletta e lui dice proprio questo, cioè se voi arrivate in una capitale e riuscite a girare in bicicletta vuol dire che quella è una capitale a misura d'uomo dove potete vivere. Se no, se non riuscite a fare questo, voi avete fatto comunque una bella esperienza, ma quella città si sta scavando una fossa. Quindi non siate milanesi troppo contenti dei 40 garage che sono stati
stati scavati. Sta scavando la fossa. Ok, perché sennò vi scavate la fossa. Fate anche 50 nuove piste ciclabili e andate in bicicletta. La prossima canzone scelta per voi da Aldo Rock si chiama Peter Pan R.I.P., che sta per Peter Pan Rest in Peace, cioè riposo in pace. Esatto. È un po' una lapide questa. Per la sindrome di Peter Pan, crescete, moltiplicatevi. Si chiamano Kula Shaker, questa è Radio DJ.